Siamo con Andrea Romatico. Andrea, con questo nostro videoclip ci sta svelando una serie di storie, di misteri e di particolarità riguardanti Urbino e non solo Urbino. Allora, siamo davanti a questa facciata, famosissima. Questa rappresenta, è un messaggio forte del potere della famiglia dei Montefeltro, di Federico in modo particolare, che volle questo palazzo. Ci sono delle particolarità, delle simbologie, qualcosa di ovviamente studiato quando è stato realizzato un palazzo di questo genere? Noi sappiamo, stiamo parlando del Rinascimento, molte volte l'abbiamo detto, stiamo parlando anche di un Rinascimento matematico, no? Quindi è il momento in cui le scienze esatte si combinano con l'arte, con l'architettura, con la politica. Nulla veniva lasciato al caso. Qui altrettanto, sicuramente niente lasciato al caso, Andrea. Assolutamente no, e siamo in presenza, finalmente lo possiamo dire, grazie anche alle scoperte ultime ma iniziate dagli studi di Luigi Michelini Tocci sulla figura del fratello di Federico, Ottaviano Ubaldini, possiamo dire che oltre a essere in essere quelle che sono le magnificenze dell'architettura e del Rinascimento tout court, qui abbiamo dei simboli nascosti anche di discipline legate, che le possiamo chiamare più umane, umanistiche in senso lato. Innanzitutto adesso finalmente, avendo stabilito che Urbino era retto da una diarchia, da due dioscuri come venivano chiamati all'epoca, capiamo anche il perché della necessità di fare una facciata a due torri. Era innanzitutto un simbolo chiaro, no? Delle due colonne che reggevano Urbino. Il palazzo è rivolto in una via particolare, verso una strada particolare che era la strada principale di accesso alla città. Questa facciata era quella cosa che si trovavano i viandanti che giungevano da Roma, con cui Urbino ha sempre avuto un rapporto privilegiato, il primo impatto con la città, ed ecco quindi abbiamo queste due turrelle a metà strada che sono fra le turrelle gotiche dei minareti, che spiegavano che Urbino era retto da una diarchia, quindi c'erano due colonne che reggevano Urbino, Ottaviano Ubaldini in seconda battuta e Federico da Montefeltro ovviamente, come tutti ben sanno. I moduli figurativi sono abbastanza chiari, appunto, come dicevamo, un po' turrelle gotico medievali, poi lo faremo vedere anche in un particolare, erano anche merlate anticamente queste due torri, quindi che richiamavano un po' un discorso tardo gotico medievale. E dall'altra parte, come ben si evince, sembrano dei minareti arabi, quelli che vediamo oggi campeggiare sulle moschee, nelle chiese islamiche, da cui poi il muezzin invita alla preghiera. È risaputo che oltretutto la tradizione astronomico-astrologica, che riparte proprio dal Medio Oriente, aveva anche in questi minareti, in queste specole di osservazione, dei luoghi privilegiati. Infatti Ottaviano Ubaldini era anche un astrologo. Ecco, legato anche al discorso quindi astrologico, alla visione degli astri da un punto di vista più vicino, c'è sicuramente questo livello di interpretazione. È fondamentale poi è l'altro livello che noi vediamo in essere in un gioco che poi dialoga sia nell'interno che con l'esterno, in quelle che sono le tre logge fondamentali che vediamo correre in un cammino ascensionale. Qui in essere, adesso non per usare paroloni difficili, c'è un discorso di stampo prettamente neoplatonico. Perché il livello che riesce a coniugare, come dicevi giustamente tu Gabriele, le scienze, la protoscienza, il ritorno alla scienza, quindi a questo rinascimento matematico, è strettamente collegato anche con discipline umanistiche. E il piano culturale che riesce a coniugare spirito e materia, scienza e pensieri dell'uomo e sacralità, è appunto il neoplatonismo di Mistra, che in Urbino diventerà una delle matrici culturali fondamentali. Ecco, e infatti vediamo che una cosa che fino adesso è sempre stata abbastanza misteriosa o difficilmente spiegabile, no? Che quando arriva qui un turista dice: ma perché fanno tre logge, una diversa dall'altra, una diversificata dall'altra? Oggi sappiamo assolutamente perché. Cerco di fare una guida molto semplice. Vediamo la prima, dove ci sono le insegne FC, ecco un simbolo, Federico Conte, ci permette anche di datarla. Questa facciata comincia a essere costruita nel 1463 da Luciano Laurana, ma sotto i dettami di un filosofo neoplatonico, sicuramente che è Ottaviano Ubaldini della Carda, fratello di Federico. La prima la vediamo in un laterizio romano, no? Dal basso verso l'alto, quindi rappresenta che cosa? La terra, la materia primaria, e infatti alla sua sinistra vediamo c'è una finestra che dà su cosa? Su quella che all'interno era la stanza dei lavacri del duca, cioè la purificazione del corpo, richiama il corpo. Secondo livello, abbiamo uno stile misto tra uno ionico e un dorico evoluto, ed ecco che vediamo quindi anche cronologicamente più evoluto, un cammino ascensionale di raffinatezza, di purificazione spirituale. Siamo al cospetto della seconda loggia, dove a sinistra abbiamo la cappella.
del perdono e delle muse, quindi abbiamo quella che sarà la seconda della triade platonica, l'anima, lì ci si purificava l'anima. Salendo ancora siamo alla loggia ancora più evoluta, ancora più raffinata, in pieno stile ionico e corinzio, che si fondono uno nell'altro con moduli rinascimentali di richiami classici, e infatti siamo nella loggia di Federico, dove a sinistra c'era il famoso studiolo, è lo spirito, ecco che vediamo la triade in evoluzione, corpo, anima e spirito, e in cima l'aquila dei Montefeltro, che poi è anche l'aquila al volo dello spirituale verso il cielo.